Where there's a will, there's a way, kind of beautiful. And every night has its day, so magical. And if there's... Ciao a tutti, sono Alini Battista, inviata speciale di Piccole Trasgressioni per Piccole Magazine. Oggi siamo qua all'Expo Gay Bride 2016 a questo magnifico stand che è... To the Date Wedding Philosophy. Allora, partiamo dal nome. To the Date sta per due, perché in genere gli eventi più importanti si condividono, e, o come tu, verso... No? Verso la data, verso il momento. E Wedding Philosophy perché comunque non è una cosa che facciamo mai in maniera standard. C'è sempre un'interazione con col cliente, perché è un giorno davvero speciale e va raccontato conoscendolo, conoscendo bene, adesso sto parlando al singolare, però conoscendo bene i clienti, conoscendo bene la loro storia e valorizzandola al massimo. E poi lasciando anche una testimonianza che si può integrare nella casa. Forse un modo anche per abitare il ricordo di quel giorno. E la particolarità di questo tuo, di questa tua azienda, quale sarebbe? Perché vedo qua tanti materiali diversi. Spiegati un po' come sono questi materiali e come mai questa scelta. Dunque, la scelta dei materiali nasce dal... Se vogliamo, da una mostra che ho fatto in cui ho studiato a fondo l'interazione tra la fotografia e i vari materiali diversi. Da lì abbiamo preso spunto e abbiamo deciso di portare avanti questa ricerca e di portare l'arte nelle case di tutti, che non deve essere qualcosa di elitario, nasce proprio per comunicare. Abbiamo deciso di realizzare queste copie in materiali delle volte veramente non convenzionali. Perché per questo evento speciale, che è tanto atteso, non solo la mostra, proprio quest'anno, no, segna un cambiamento, finalmente si è liberi, no, di essere se stessi. E quindi per celebrare un po' questo evento abbiamo deciso di fare una serie di test, diciamo, per il pubblico. Cioè, noi siamo un po' più esperti, però mostrare alle persone cosa possono fare poi dei loro ricordi, come appunto abitarli, come dicevamo prima. Quindi abbiamo scelto dei materiali dal semplicissimo come il legno grezzo, no? In cui, se posso mostrare meglio, l'immagine appunto interagisce, va a interagire anche con le venature. Ora qui magari non si sente moltissimo. Questo mi incuriosisce molto, che materiale è? Questo è alluminio, alluminio, e non viene trattato in nessun modo, la foto viene direttamente stampata, per cui c'è una ricerca, perché non è immediato, non è che tu prendi il file e lo stampi lì, devi capire bene come farlo, come realizzarlo al meglio, come valorizzare appunto sia il momento che la resa. Questo è davvero innovativo, nel senso che questo è un materiale con cui vengono realizzate anche pareti, anche pavimenti, è pietra che viene recuperata, tra virgolette, non perché sia di scarto, ma viene catturata col vetro resina e poi viene tolto e rimane questo strato di pietra. Vuol dire che questa foto è veramente indistruttibile, vuol dire che questa foto puoi, perdonatemi le virgolette, incastonarla in una parete e puoi decidere di raccontare un momento molto preciso anche didascalico, ma puoi anche decidere di raccontare qualcosa che può sembrare più generico e che per te però ha un valore simbolico assolutamente speciale. Certamente. Poi ho visto anche che avete fatto le foto in un matrimonio gay, visto che siamo in piena Expo, no? Gay Bride, vi fai vedere qualche foto? Qua abbiamo il materiale usati, magnifici proprio. Lascia il contatto vostro. Allora, todedate.com e poi lo stesso nome per Facebook e per Instagram. Vi aspettiamo. Grazie mille, è stato un piacere.